E allora, vediamo un attimino, quindi qualcuno vuole dirti qualcosa che non dimenticherai, canalizzazione. Qualcuno vuol dirti qualcosa che non dimenticherai. Sappiamo che Crazy al sabato se lo inculano, quindi bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione. Sabato inculamento per Crazy. Allora, vediamo, partiamo. Quindi quello che dovete scegliere è o il Buddha, prima stesa il Buddha, seconda stesa la piramide, scegliete il testimone, terza stesa la stele. Quindi abbiamo Buddha, piramide o stele. Scegliete Buddha, piramide o stele. Partiamo con il Buddha e andiamo a vedere. Quindi qualcuno vuole dirti qualcosa che non dimenticherai. Quindi pensa a una persona e vediamo che cosa vorrebbe dirti, cosa pensa, cosa prova questa persona, cosa pensa, cosa prova questa persona. Quindi partiamo con il Buddha. Partiamo con il Buddha e vediamo un po'. Partiamo con il Buddha e vediamo. Partiamo con il Buddha. Quindi qualcuno vuole dirti qualcosa che non dimenticherai. Mescoliamo le carte. Mescoliamo le carte. Salutiamo Roxy. Qualcuno vuol dirti qualcosa? Salutiamo anche Pippoli, noto pippaiolo. Mescoliamo le carte, salutiamo Pippoli. Qualcuno vuol dirti qualcosa che non dimenticherai? Qualcuno vuol dirti qualcosa che non dimenticherai? Allora, mescoliamo le carte. Tra l'altro, magari Pippoli potremmo fare un'intervista anche con Sissi o te, Sissi. Vediamo se Sissi si manifesta e vuole fare un'intervista con Pippoli. Allora, mescoliamo le carte. Mescoliamo le carte e vediamo un po'. Tagliamo. Salutiamo la nostra carampagnocca, Patrizia Perotti. Mescoliamo e vediamo un po'. Allora, abbiamo. Beh, interessante, abbiamo l'imperatore e il papa, quindi questa persona vuole dare stabilità, diciamo, ma vuole anche, come dire, manifestare nei tuoi confronti un'intesa spirituale, quindi c'è un'intesa. E un'intesa lunare, però non proprio, cioè quindi non va alla ricerca né di convivenze né di situazioni particolari, ma un'intesa più che altro passionale e anche spirituale, quindi è un'intesa. Quindi questo è il punto, ma andiamo a cercare di capire ancora qualcosa di più. Con i tarocchi egizi, con i tarocchi egizi. Vediamo un po', ci attende, bravo Crazy. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi egizi. Chissà se Pippoli, volendo sì, se dobbiamo sentire Sissi che, come dire. In fondo ti vedo bene con Sissi Pippoli, ti vedo bene con Sissi Pippoli. Sarete una bella coppia. Sarete una bella coppia. Il catramista arriva, Sissi. Una bella coppia, il catramista e la bella e la bestia. La bella e la bestia. La bella e la bestia. Tu saresti la bestia, Pippoli, tu saresti la bestia. La bella e la bestia, la bella e la bestia. Tu saresti la bestia, Pippoli. Eccola qua, che ne dici di fare un'intervista, Sissi, con me e te? E magari non so se vuole aggiungersi anche la carampana, possiamo anche farli in quattro. Anche la carampana Perotti, non lo so, e comunque con Pippoli.
perché vediamo questa coppia, la bella che saresti tu e la bestia. Allora, mescoliamo le carte e vediamo. Allora, abbiamo, sì, ci va un po' di tempo affinché si consolidi questa storia. È una persona molto forte, stabilmente, e c'è una speranza che le cose si possono concretizzare. Quindi ci sono possibilità. Allora, che ne dite? Facciamo questa intervista al 3, o se non so se vuole aggiungersi anche la carampagnocca, con Pippoli e la nostra Patrizia Perotti. Va bene. Allora, Pippoli, va bene. Ti ha accettato, Pippoli, come bestia. La bella e la bestia. Allora, poi ci mettiamo d'accordo quando la bella e la bestia. La bella e la bestia. Tu, Pippoli, saresti la bestia. La nonna. Ah, ok, io mi aggiungo. Ok, allora anche la Perotti. Allora, la nonna. Non è un titolo originale. La bella e la bestia. La bella, la bestia e l'anziana. La bella, la bestia e la vecchia. No, scherzo, ovviamente con rispetto. La bella, la bestia e la nonna della bestia. Non so cosa diciamo, vediamo un po'. Allora, vediamo. Intanto vediamo cosa ci dicono. Beh, comunque è una stesa positiva perché è uscita la dama, i pesci che portano fortuna nell'albo. Quindi è una persona che ha le sue radici. È una persona solida, è una persona che ti porterà fortuna, perché diciamo i pesci sono fortuna, quindi questa è una persona, come possiamo dire, ambiziosa, competitiva, generosa, affascinante, è una persona vivace, quindi è solida. E se tu sei una donna non tanto giovane, una donna d'età, diciamo, una donna che ha una certa età, potresti essere tu, quindi la dama. A Torino lo sa, diciamo, la nostra carampagnocca Patrizia, però la mamma della bella, va bene, la mamma della bella. Va bene. E quindi, diciamo, lo sa la nostra Patrizia Perotti che a Torino le donne anziane le chiamano? Madame, la madama a Torino è una donna anziana. Allora, mentre invece a Genova la madama sono gli sbirri. Allora, vediamo quali sono le madame. Esatto, invece a Genova la madama sono gli sbirri. Arriva la madama, vuol dire stanno arrivando gli sbirri. Allora, mescoliamo le carte e vediamo cosa ci dicono. Sì, in Liguria la madama sono gli sbirri. Tagliamo, vediamo un po' che cosa ci dicono le prime tre carte dei tarocchi, dei suggerimenti. Allora, bene, allora, fai qualche follia, devi essere più trasgressiva, guarda un'apertura, guarda le possibilità, sei troppo istituzionale, devi essere più trasgressiva, c'è anche una trasformazione, imputtanisciti. Allora, questo è per quanto riguarda la prima stesa che era il Buddha, la madama è anche la tenutaria del casino, a Genova la madama è anche la tenutaria del casino, è vero. La madama, anche a Genova, è la tenutaria del casino, la puttana, la, come dire, è vero, brava.
Poi abbiamo, diciamo, abbiamo, come si chiama, questa piramide, la piramide. La madama rappresenta anche la tenutaria del bordello, esatto. Infatti c'è una canzone di André che si chiama Domenica, dove parla, diciamo, del, come possiamo dire, con una madama in testa. Parla del quartiere, adesso mi ricordo, Ravecca, il quartiere Ravecca, che è un quartiere del centro, dove una volta c'era, negli anni, non so, nel 1600, c'era un bordello a Genova. Interessante questa canzone. Ah, grazie, 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 Crazy. Allora, mescoliamo le carte e vediamo cosa ci dicono. Siamo per la piramide, stiamo lavorando sulla piramide. Allora, scegliamo le prime tre carte per quanto riguarda la piramide. Allora, ci vuole un po' di pazienza, ma ci sarà un inizio con un uomo che sarà più giovane di te, perché questo rappresenta un uomo più giovane. Deve avere un po' di pazienza e ci sarà un inizio. E tu comunque sei una donna di qualità con una buona energia sessuale. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi egizi, cosa ci raccontano in più i tarocchi egizi. Cosa ci dicono in più i tarocchi egizi? Cosa ci raccontano in più i tarocchi egizi? Allora, mescoliamo le carte. Cosa ci raccontano in più i tarocchi egizi? Cosa ci raccontano in più i tarocchi egizi? Egizi. Egizi o non egizi? Allora, vediamo. Abbiamo l'imperatrice, quindi anche qua rappresenta fascino, eleganza, una donna affascinante. E poi abbiamo il sette di denari che rappresenta comunque una situazione stabile, anche possibilità di guadagni e anche benefici, insomma, una relazione che ti porterà dei benefici. Quindi questa persona ti vuole dire che ti vede comunque come sensuale, come una donna sexy, sensuale, affascinante. E insomma, che gli piace fondamentalmente, soprattutto dal punto di vista sessual passional. Vediamo, scusate, sono cadute qua, vediamo cosa ci dicono le sibilline di Lenormand. Cosa ci dicono le sibille di Lenormand? Cosa ci raccontano le sibille di Lenormand? Allora, scusate che sono cadute. Allora, vediamo cosa ci dicono le sibille di Normand. Poi abbiamo Manuel, il nostro catramista. Il catramista Manuel, assieme al catramista Pippoli. I libri. Ah, bene, vediamo che ci dicono. Ringraziamo la Patrizia Perotti. Sei Perotti. Ah, beh, non è male neanche questa, non è male neanche questa. Abbiamo la montagna che rappresenta una situazione difficile da scalare, ma che ti può elevare. L'ancora rappresenta ovviamente la stabilità. L'ancora è una carta importante, rappresenta una persona fedele, un uomo combattivo, equilibrato, carismatico. E poi abbiamo il 13 che invece rappresenta il fanciullino. Sei già nonna, però potresti diventare bisnonna, non lo so. E abbiamo il 13 che rappresenta un nuovo inizio, comunque una sorpresa, un nuovo inizio, insomma, una persona comunque che può iniziare qualcosa. Ovviamente rappresenta anche la nascita di un figlio, ma nel vostro caso, che siete tutte anziane, sarà un po' difficile. Vediamo qualche suggerimento da parte dei tarocchi zen.
qualche suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho. Nel vostro caso, più che madri, potrete diventare nonne, bisnonne. Nonne, bisnonne, basta, insomma. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte. Allora, viviti questa storia quando capiterà con intensità. Salutiamo Stefania. Non fare confronti, pisello piccolo, pisello grosso, e non viverti sensi di colpa, perché quello che ti attanaglia sono un po' i sensi di colpa. Cerca di non farti condizionare dai sensi di colpa. Cerca di non farti condizionare dai sensi di colpa. E passiamo alla terza stesa. Passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele. Vediamo la stesa della stele. La stesa della stele. E qua esce quel che esce, cara Sissi. Esce quel che esce. Vediamo che ci dice la stesa della stele. Salutiamo anche Stefania. Ricordo a tutti che chi volesse fare una donazione al canale può cliccare sul tastino col dollarino, fare una donazione. Chi vuole, diciamo, invece abbonarsi al canale può farlo andando nella home page e cliccando sul tastino abbonati. Vediamo un po', vediamo un po'. E allora presto avremo il catramista Pippoli, il catramista Pippoli. Beh, dai, non è male. Anche qua, guarda, abbiamo l'innamorato. Ma che culo! L'innamorato, che sarebbe la carta della scelta, quindi una persona che sceglie te. Si sarà, o diciamo, avrà avuto uno sbaglio, però ti sceglie. È una persona che ha anche degli obiettivi ed è una persona, il Papa. Il Papa è una persona spiritualmente elevata, non è un catramista, è una persona con cultura, una persona che ha una sua stabilità, una sua forza interiore, diciamo. Quindi passiamo a vedere cosa ci raccontano, passiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi esoterici, cosa ci raccontano i tarocchi esoterici, cosa ci raccontano i tarocchi esoterici. Anche la cultura da balera è una cultura, anche la balera, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. Vai a vestirti da puttanona da corsa. Allora, vediamo un po' cosa ci dice. Allora, beh, comunque è una persona con un stabile economicamente, è una persona positiva e anche una persona che ha una sua forte stabilità emotiva. Quindi queste sono un po' le caratteristiche. Cerchiamo di capire qualcosa di più con le sibille di Lenormand. Vediamo cosa ci dice le sibille di Lenormand. Vediamo. Salutiamo anche Tug. Vediamo cosa ci dicono le sibilline di Lenormand. Vediamo che ci dicono le sibilline di Lenormand. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte delle sibilline di Lenormand. Beh, anche qua non è male, non è male, anche qua non è male abbiamo. Allora, il quadrifoglio ti porterà fortuna, la luna, la chiave e il libro, il libro. Allora, anche qua abbiamo, beh, il quadrifoglio rappresenta, diciamo, una storia fortunata, un evento fortunato, rappresenta fortuna, sorpresa, speranze, insomma, quindi... Mentre la chiave rappresenta la soluzione ai problemi, quindi se hai qualche problema, o insomma, troverai comunque la soluzione. Una nuova partenza rappresenta nuove possibilità, occasioni favorevoli, un uomo analitico, intelligente, capace, caparbio, gentile, amabile. E poi il libro rappresenta la comunicazione, quindi... rappresenta la capacità di comunicare, la capacità di diciamo mandare messaggi, scrivere, insomma, avere una nuova possibilità con questa persona.
vediamo poi ancora cosa ci dicono. Vediamo poi ancora che cosa ci dicono. Vediamo poi ancora cosa ci dicono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho. Pippoli il catramista dalle unghie nere, bravo Pippoli il catramista dalle unghie nere. Allora, ma secondo me Pippoli non è ancora assunto al rango di catramista, secondo me Pippoli è ancora purtroppo aiuto catramista, perché dovrà sudare sette camicie per diventare catramista ufficiale. Per ora Pippoli è aiuto catramista. Allora, concentrati su una nuova visione della vita, vivrai delle emozioni positive e ci saranno grandi chance, grandi possibilità. Quindi prenditi tutte le possibilità. Bene, quindi mettete un like, care carampane, iscrivetevi al canale, fate una donazione al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video e fate una donazione, abbonatevi al canale e quindi questo è. E mettete un like e ci vediamo al prossimo video.